Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Dicembre 89. Siamo al terzo appuntamento di Salva il Mondo. Con noi c'è sempre Yure 44. Salve, salute. Oh, oggi sei salute tout le monde, è francese. Signori, allora, l'altra volta abbiamo fatto dei potenziamenti. Siamo andati nell'armeria, abbiamo messo lei. Avrei anche altra roba, ma sinceramente per il momento mi tengo lei, che secondo me ci sta. Abbiamo potenziato l'M4, abbiamo fatto diverse cose. Andiamo a giocare. E oggi abbiamo l'incarico principale attuale, visione punto debole. Giusto? Penso di sì. Penso di su. Bonus supporto mi dà vuoto. Tattico è vuoto. E qua progetto mischia bastone. Perché qua non me li fa fare, non me li fa creare i progetti, da quello che ho capito. Giusto. No, in gioco devi farlo. Vedi che è stronzo il gioco. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamocene a giocare, dai, direttamente proprio. Che cos'è qua? Albero abilità livello 1A, posso mettere il potenziamento. Infliggi danni maggiori agli oggetti, colpisci col piccone, mirando dei punti deboli. Livello struttura raccolta, l'acquisto. Perché c'avevo il punto... visione punto debole. Ah, che sarebbe tra l'altro quello in game. Esatto. Ok. Quindi abbiamo anche l'offensiva. Andiamo ad aprire questo qua. Perché qua, ragazzi, non è roba da poco. E c'è un altro punto. Che bonus ricerca. Che non me lo fa. No, me l'ha fatto prendere. Me l'ha fatto prendere. Però qua non posso più prendere niente. Quindi andiamo a giocare. Il leader che significa? Ah, no, aspetta. Perché aspetta. Io sono il leader? Non ne ho idea perché tu sei il leader. Non ne ho veramente idea. Come faccio a farti te? Non lo so. Nomina leader. Ok. 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 Quindi andiamo a giocare. E... membri squadra. Ma scusa, non ho capito. Ma chi sono i membri squadra? Io e te. No, no. Per incrementare fermezza e potenza della classe base, fermezza, incrementa, salute. Aspetta, allora mi metto questi bianchi. Chi se ne frega? Non lo so, ragazzi. Sto facendo cose che il gioco non mi ha mai fatto fare. Sinceramente. Ma in che schermata sei? Squadra soccorso. Squadra soccorso. Ti giuro, squadra soccorso. Okay, sì. Metti i personaggi che c'hai più potenti in Italia. No, vabbè, ho messo quelli più deboli adesso. Perché siamo. Sbarazzini. Siamo matti. E quindi mi sta facendo rincoglionire oggi il gioco, te lo dico. Oh, grazie, gioco. Grazie. Quindi stiamo preparando la lobby. No, ti giuro, non avevo capito. Ok, no. Basta, Cristo santissimo. Ritorna da me. Ma ogni volta bisogna farlo. Ma sta in privato. Sta in privato, Yure. Lancia, porco. Due lancia. Non voglio sapere nessuno. Vabbè, è un po' buggatino questo gioco. È molto da apprezzare, però è un po' magari buggatino. Perché ci siamo passati il leader. Sì, può essere. Può essere che l'aveva resettato. Però che Pasqua. Cioè, non è che cattiveria, però. Cavalca il fulmine, non ce lo dire a me, a Yure, che veramente lo cavalchiamo il fulmine, non è un problema, eh. Si può fare, cioè, non, le sfide a noi ci piacciono, non è questo. Poi mi fidare qualunque pezzo da costruzione anche dopo averlo creato. E fin qua tutto normale. Tutto procede. Caricamento leggerissimo. Ok. We're here. What's your location, Lars? Allora, praticamente, no? Se io adesso voglio craftarmi... se io mi voglio craftare... prima non c'avevo il bastone. Scusa, devi andare su armi da mischi dove c'è il coltello e il martello. E tutto quello che puoi craftare lì, a sinistra. Ma non c'ho tanta... scelta. No, ma non mi fa craftare niente, in realtà. Cioè, c'ho i progetti, ma mi manca completamente tutto. E se mi dici cosa ti ripasto, se vuoi, adesso. Mi manca tutto. Facciamo così, allora. Mi manca i barili, le corde, mi manca completamente tutto. Anche perché, ripeto, non c'ho... cos'è questo? Super mazza devastante. Vediamo, Vediamo se mi fa fare... vediamo. No, mi dice che mi manca ancora un sacco di roba per... cavo elettrico, tipo il miele, boh, me la manca una cifra di roba. Questo. Boh, batteria. Dai, no. Ah, boh, forse. Aspetta, Questi. Le corde, le batterie mi mancano. Batterie te le ho date, corde.
queste qua, immagino. Ok, creazione rame schiantafuoco, perché mi ha passato la roba Yure. Ok, quindi... oh, me l'ha messo qua. Perfetto. Ora, il lanciarazzi non lo posso ricreare, a quanto pare, mi sembra. Fammi vedere. No, non posso crearlo assolutamente, il lanciarazzi. Non ho il progetto. Bene. Bene, bene, bene. E il piccone, quello... non posso cambiarlo? Devi con i punti esperienza e abilità dopo. Ok. Ok, ok, ok. Quindi dobbiamo andarcene. Ce ne dobbiamo andare. Dobbiamo cercare il furgone di Lars. Ah. E dov'è il furgone di Lars? Tu già lo sai. No. È casuale ogni volta. Ma che rottura di palle. Si sente un superstite nei dintorni. Andiamo ad aiutarlo. Chi sei? Allo? Dov'è? Dov'è sto cretino, Yure? Sotto. Ma sotto sotto? Sotto sotto. Che palle, ma tutti sotto sotto stanno. Ma non ho capito, ma perché? Ma non abbiamo fatto niente. Ma che cosa vuoi? Ma non abbiamo fatto niente. Meriti incredibili. C'è pure il tapirulan. Wow, ma ci teniamo in forma quindi? Sì. Ma questo è incredibile, sai Yure? Con quello che costa. Questo ci ha fatto perdere un sacco di tempo e basta. Non poteva venire lui, no. Ma ci sono i mostri fuori. Ah. Sì. Penso di sì. Basta che te sbrighi. Ho capito. Potrei laggare, non è detto, eh? Yure, ci sono delle cose che dormono lì. Che facciamo? Le uccidiamo? Se proprio vuoi. No, se no no, cioè non è che me ne frega. Non è obbligatorio. E allora andiamocene via. C'è uno che mi sta ruttando nell'orecchio, Yure, te lo dico, mi sta dando fastidio, eh. Come? Trova il furgone di Lars. Cioè, praticamente devi girarti il mondo, praticamente. Tutta la mappa, finché non lo trovi. Ma che bello questo. O finché gioco non vai in aria e guardi tutto dall'alto. Che non sarebbe male, sai? E qui c'è sempre gente che dorme. Li posso uccidere piano piano senza far rumore? No, si svegliano tutti. Oh, madonna mia, che cazzo di arma fighissima. Ma che figata è? Ma è fighissima. Ma che cazzo ne so, ma l'hai vista che figa? Cosa? Niente, sono caduto. Ah. E ti sei fatto male? Molto. Immagino. Senti, ma questo Lars che tipo è? Quello che sta parlando. Beh, quello l'avevo immaginato, sai? È un biondino. Ah, mi sono fatto male anch'io. Indossa i berretti. Yure, sei russo per caso? Sì, mi rianimi. Ah, ma stai giù? Non me ne ero accorto. Allora sei un cretino, sei? Potrebbe essere. No, non lo sei. Ok. Ah, ok, perfetto. Sì, è un balloon, sì. È un balloon. Ah, però aspetta, faccio un regalo bellissimo adesso. Ah. Aspetta, però non si fa così. Ah. L'ho preso. Il lanciagranate di Halloween. L'ho messo. Yuhuu. Allora, che cosa dobbiamo fare qua? È come che prima, devo... proteggere il furgone. Ah, e basta? Sì. Ok. Infatti non ho blu da depositare, ma no, stiamo scherzando? Ne hai tre, devi metterli qua. Ah, ma davanti? Ma allora è cretino questo. In America, no, Ciccio Gamer 89 aveva sul finale per la fase di difesa, ma hai visto quanto è bravo Ciccio Gamer 89? Ah, dobbiamo costruirci intorno? Yes. Ok, vedo. Oh, non c'ho. Perfetto. Adesso ce l'ho. Però messo questo tizio che non fa niente, non è che mi piace tanto, eh. Senti, da dove attaccano, che tu sai? Da dappertutto, mi sembra, la mappa. Ah! E dove c'è la foschia sulla mappa, teoria. E quindi sta per di là. Devo rompere questa roba qui. Vabbè, tanto vediamo man mano che... che andiamo avanti, cavolo ci frega.
Yuri, hai fatto tu questo? Nope. Ma volevo fare una cosa figa, non ci riesco. Ma Yuri? Ah, ma mi sa che non si possono fare quelle che stanno online, beh? Sì. Ah, invece sì. Yuri non mi fa fare più le munizioni, che cos'è che mi manca? Le viti, probabilmente. E come le trovo le viti? In giro. Ah, addosso a cosa? Alle cose metalliche. Ok. Questa già comincia a essere un po' più... non dico difficile, ma... per lo più, per lo meno. C'è una canzone molto malinconica, non so se... No, ho disattivato la musica. No, io no, è carina. Come quella del furgone di Babbo Natale, immagino. Ah, quella fa cagare. Allora, difendiamo bene Yuri, eh? Che qua, se no, è un casino. Ok. Eh sì, decisamente. Allora Yuri, secondo te se ho finito le munizioni posso ancora sparare? No. Dai. Che munizioni ti servono? M4, medie. Yuri, c'è uno che ci sta. Ci ha snobbato tantissimo. Yuri, me la date ma non me la date. Yuri, ah, ma non è che le M4 sono quelle piccole. Ah! Però che palle. Gli dai quelle piccole? Quest'arma è bellissima. Voglio ripararlo. Ok. Ah, 996, grazie. Sai, sono molto più ricco di prima. Immagino, rispetto a zero. Eh sì. Ho potenziato quest'arma, devo dire che è molto meglio rispetto a prima. Vabbè, però qua è durata molto di meno l'orda, eh. Perché magari sono perché due fasi. Po'... ah sì, sì. Pure. Adesso gonfiano, capisco, il pallone, poi devono lanciarlo. Ah, capisco. Ho capito. Quindi, ok. Hey, we just built that. Good job, team. Grazie mille, è stato un piacere. Not bad. Ma come salti, incredibile. Ah, ciao. Cosa? Dobbiamo trovare dei blurb. Blurb. Quindi andiamo alla ricerca. Ne servono due. Ma tu ne hai uno, quindi ne servirebbe uno. Io ne ho uno. Sì, però non va bene, perché allora a sto punto ne dobbiamo cercare di più. No, no, finisce lì dopo la missione. Vabbè, ma no, ma credo che ti li puoi anche tenere come scorta, no? No? No, comunque trovato, eh. Ok. Io sto in una miniera e sto rompendo cose. Magari trovi le viti. No, non le ho trovate. Ma me l'ha messo? Ah sì, ok. Il tuo vicino sta ritrapanando? Si sente? È incredibile. Che trapanone che ha, oh. Quelli seri. Perché stai rompendo? Perché altrimenti salgono i nemici e ci vanno nel furgone. Ma no, tanto là è l'unico posto, lascia. Devi attivarlo. Messo. Ma che palle. Ma ci sto. Ok. Attivato Yuri, Ok. Ragazzi, mi sento tutto molto agitato. Però che non si abbassa mi dà veramente fastidio. Mi urta. Sì, molto. Mi urta proprio, guarda, ti giuro. Quindi qua abbiamo i nemici tutti intorno a noi. Esatto, come il mondo. È pazzesco, è pazzesco. Tu stai pensando di là, io penso di qua. Ok. Ok. C'ha un bel rinculo st'arma. Dai raga, mancano 30 secondi. Non vi abbiamo fatto rivedere perché comunque era abbastanza inutile. Poi magari più avanti diventerà più interessante. Sicuramente.
Però intanto stiamo facendo fuori un po' di personcine. 14 secondi, ce la dovremmo fare senza nessun problema. Abbiamo scoperto che quest'arma è fighissima. Wow. Hai visto? Ho visto tutto, mamma tutto. Mia, siamo troppo forti. Non mi è sfuggito niente, mi è sfuggito tutto, ho visto. Eh sì, immagino. Cavalca il fulmine, sì! Quanto forte. Madonna mia! E cos'è? Ah, ok. Ma siamo bravissimi. Anche quello con la chitarra, eh. Quello è stato più bravo di tutti. Un po' troppo, però forte. Senti che casino che fa sto gioco a questo punto, porco Giuda. Bravo, dammi i punti bonus giornalieri, bravo. Dai, fammi aprire un bel cassone, dai, su, un bel cassone, dai. Dai, un bel cassone, proprio di quelli grandi. Bravo. Vai, vai, sì. Ah, mamma mia. Grazie mille. Ho un bel bottino, sai? Ma proprio bello. Bello, molto bello. Molto. Ho un bel bottino. Beh, comunque sto capendo più o meno le dinamiche di sto gioco, eh. Sono comunque parecchio difficili, ma cioè non è che sono difficili. C'è da capire tutta la roba che c'è. Bottino di livello 4, ragazzi, è il forziere di Aladino. Lo apriamo. Ok, non è che ci ho trovato tutta sta roba, sono sincero. Ok, roba brutta. Ok, quindi se vado sempre qua, granata, armeria, abilità. Signori, che vi devo dire? Che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille, Yure, per averci accompagnato in questi due video. Ci vediamo al prossimo appuntamento, al prossimo Checkpoint 89. Ciao ciao.